visto che è stata citata la tragedia antica, a partire da Antigone, c'entra. Abbiamo una complessità spaziale del diritto presente in Antigone in modo chiarissimo. Se leggiamo, vediamo che al verso 449 Creonte le chiede come ha osato calpestare le leggi. La parola è nomos, plurale, nomos, accusativo plurale. E Antigone risponde: non era stato Zeus a proclamarle, o Cheusas, colui che ha ordinato queste leggi, non è Zeus, sei tu. E a proclamare quelle leggi, la legge che vietava la sepoltura di colui che aveva combattuto contro la città. E questa legge non era stata proclamata da Zeus e nemmeno da Dike, che abita con gli dei sottoterra. Questi dei poi sono le dei, sono le erinni. Ci sono tre livelli. C'è il cielo, la terra e il sottoterra. Ciascuno con i suoi diritti e con le sue leggi. La politica è uno spazio intermedio, è la superficie che ha un sopra e un sotto, ha a che fare col sopra. E infatti Creonte, al verso 488, parla di Zeus, protettore della mia casa, cioè cerca di catturare lui, Creonte, signore del mondo di mezzo, cerca di catturare dalla propria parte il signore del mondo di sopra, cosa facile perché Zeus è anche il protettore della casa, e questo è vero, ma al tempo stesso cerca di non avere niente a che fare col mondo di sopra. E lo dice, dice Creonte, che in terra, sulla terra, il Christos non può essere paragonato al Kakos, verso 520. Cioè, l'ottimo non può essere messo sullo stesso piano col pessimo. Il difensore della città non può essere sullo stesso piano con l'aggressore della città. E Antigone risponde che la distinzione fra amico e nemico che Creonte avanza, quella distinzione che è centrale per la politica, che non può essere cancellata, invece quella distinzione laggiù è cancellata. Sottoterra non c'è la distinzione tra amico e nemico. E poi, dice Antigone, proprio per sottolineare questa fine, questo collasso della distinzione, io sono venuto per portare le ragioni dell'unione nell'amore e non le ragioni della disunione nell'odio. Basta. Ecco. Qui c'è molto. Molto di questo si è perso perché il mondo moderno conserva il rapporto fra cielo e terra, ma dismette completamente il rapporto col sottoterra. Semmai sostituisce, certamente il rapporto cielo-terra nel mondo moderno è strutturale con una modificazione che solo il cristianesimo poteva introdurre, e dunque il cielo in realtà diventa
la cornice trascendentale di ciò che capita in questa terra, insomma il concetto di teologia politica, e questo è un discorso. Il sottoterra, scompare, non c'è la necromanzia nel pensiero politico moderno, c'è qualche cosa che potrebbe assomigliarne, cioè la storia. La storia è una potenza ctonia che arriva dal di sotto e determina ciò che sta di sopra, però questo sta nelle, in realtà nelle linee di pensiero critiche di ciò che invece nella modernità è mainstream. Ciò che nella modernità è mainstream è che il cielo non c'entra, o quantomeno le ragioni fondative, strutturali del cielo devono venire individualizzate e interiorizzate. Se il cielo entra in gioco con la politica, vi entra soltanto attraverso un'operazione di svuotamento, diciamo di preparazione. E a ciò il pensiero dialettico, che non è mainstream, che è il pensiero critico, oppone, guarda che il tuo rapporto cielo-terra è debole, perché in realtà vi è una spinta fortissima che viene dal passato. Ciò che era sottoterra diventa il passato, che determina il presente. Il presente non è quella tavola rasa che non credete. Beh, però è diverso da Antigone, è assolutamente diverso. La differenza fra l'amico e il nemico non viene cancellata nel pensiero politico moderno, anche nelle forme più soft e mainstream del pensiero politico moderno quella differenza permane, se non altro come differenza fra interno e esterno, che non è, che nessuno può mettere in discussione. La semplificazione moderna, perché di questo si tratta, non arriva a fare l'operazione di Antigone, cioè di cancellare la differenza. Diciamo, la rende meno drammatica, le toglie quell'elemento di tragedia che era presente, ma non la può cancellare. Certo, la differenza tra amico e nemico, come differenza strutturante l'ordine politico e l'ordine giuridico, è una differenza semplice, cioè è una differenza di spazio. Si parla sempre e solo, nella versione mainstream del pensiero politico moderno, di una dimensione appunto intermedia, spaziale. Questa dimensione intermedia spaziale, svincolata sostanzialmente dal cielo, svincolata dal sottoterra, conosce delle differenze, delle linee che la attraversano. Questo è il pensiero politico di questo punto di vista. Spazi qualitativamente non pregnanti, spazi la cui unica qualità è essere stati delimitati. Nemmeno sulla base del principio di nazionalità, non ce n'è bisogno. Poi il progresso storico a un certo punto porta sulla scena il principio di nazionalità e lo collega a un principio di legittimità, e si dice sostanzialmente che tagliare linee sulla terra non basta, queste linee, il mero artificio del tagliare linee non basta, questo artificio deve dare una forma a qualche cosa che proviene dal passato e che deve trovare espressione esplicita. Questo qualche cosa è natura-nazione, cioè qualche cosa che trascende il gesto formale. In linea teorica non c'è bisogno di questo. In linea teorica è sufficiente tracciare linee e distinguere l'interno dall'esterno e distinguere così l'amico dal nemico.
senza pathos, senza tragedia, però è una distinzione forte. E così voi vedete che abbiamo una geometria politica e giuridica minore, cioè la politica consiste nel tracciare delle linee dentro le quali può e deve essere fatto valere un ordinamento giuridico che abbia un'unica fonte, tendenzialmente un'unica fonte, quando si saranno aggiustati alcuni conti in famiglia fra il diritto posto e il diritto consuetudinario, alla fine l'obiettivo è un ordinamento, uno spazio. È un gesto politico che pone quello. Il tutto avviene sulla superficie terrestre, né sopra né sotto. E così voi vedete che l'età moderna descrive se stessa attraverso differenze spaziali. La differenza decisiva fra Europa e il resto del mondo, la differenza decisiva fra la madre patria e le colonie, fra gli spazi civilizzati e gli spazi che sono resti in virus e possono essere presi. E così voi vedete che da Vittoria Suarez la guerra, tanto per prendere l'emblema del processo moderno di secolarizzazione, la guerra si separa da una valutazione universale delle sue ragioni e diventa qualche cosa che ha a che vedere con la ragione dello Stato. E vedete che da Grozio a Hobbes, ancora più chiaramente, la guerra si separa dalla giustizia. Voi direte, come dalla giustizia? Se in Hobbes questo è evidente, in Grozio non è per niente evidente, in Grozio scrive degli urebelli, sì, però se andiamo a vedere, e Grozio continua a ragionare in termini di guerra giusta, sì, però se andiamo a vedere il secondo libro di Grozio, è l'elenco impressionante delle ragioni di guerra giusta, e sono tutte ragioni in mano e in pugno allo Stato. Non è altro che l'ultimo affannoso tentativo della considerazione giuridica della politica, perché Grozio è questo, l'ultimo affannoso tentativo di dire non posso lasciare cadere la legittimazione della guerra secondo giustizia, ma questo vuol dire, io interpreto questo mio dovere elencando un numero infinito di cause possibili, praticamente infinito. È chiaro che dopo arriva Hobbes e dice, sai cosa c'è di nuovo? Facciamo prima, togliamo proprio la giustizia e diciamo che la guerra è un atto sovrano dello Stato e se la vede da solo, contro un altro Stato. Vedo, è un gesto di semplificazione di un processo che era già in atto. E voi vedete l'insistere ossessivo del pensiero giuridico politico moderno sulla necessità dell'obbedienza, il sacrificio dell'attività espansiva del soggetto a favore dell'obbedienza al potere politico. Lo vedete in un pensatore come Alberico Gentile, che comincia la sua carriera in chiave umanistica e dunque il soggetto capace di dare la propria impronta al mondo e la finisce in chiave di ragione di Stato. La cosa che conta è obbedire. Perché? Ma perché le ragioni della disunione sono divenute così forti che la maggior ragione, le ragioni dell'unione devono prevalere su di esse. L'obbedienza è sempre più necessaria e la sostanza universale si interiorizza, non l'elemento formale che resta, ma l'elemento sostanziale dell'universale della tradizione diventa la fede interiore, non deve disturbare. E vedete che il diritto si fa territoriale, positivo,
sempre più chiaramente dominato dall'attività legislativa, in capo a un soggetto riconoscibile, che sia poi il monarca assoluto, che sia poi un Parlamento rappresentativo, da questo punto di vista importa meno. Insomma, voi vedete che il risultato della realtà moderna è che ciò che esiste sotto il profilo giuridico e politico è un'entità chiamata Stato, che è un universale particolare. E fin qui è facile. Il punto è che questo universale particolare è abitato dal particolare universale, cioè il singolo soggetto, e che tutta la fatica che abbiamo fatto è quella di cercare un algoritmo che consenta la comunicazione reciproca fra l'universale particolare e il particolare universale. Questo algoritmo non c'è. Cioè, lo Stato moderno è essenzialmente instabile per una lunga serie di motivi, uno di cui qui non parliamo, ma insomma il fatto è che è minato fin dall'origine dal potere costituente, che è un generatore di ordine che è al tempo stesso generatore di potenziale disordine, ma questo di cui oggi non ne parliamo. Parliamo di un altro tipo di potenziale disordine che è contenuto originariamente nello Stato moderno. Lo Stato moderno è fatto di uomini liberi, uguali, perché lo Stato moderno prima o poi arriva alla distruzione dei ceti, e tenere insieme il concetto di libertà e uguaglianza da una parte e di sovranità dall'altra, sovranità è il modo di esistere, è il fatto che uno Stato esista, esista nella sua capacità di volere, esista nella sua capacità di organizzare uno spazio secondo ragione, cioè far valere un ordinamento giuridico, esista nella sua capacità di esprimere un corpo politico unitario ma non compatto, ecco, le ragioni della sovranità e quelle dell'individuo non sono fatte per andare d'accordo. L'uno ha bisogno dell'altro, senza l'uno l'altro non c'è, senza l'altro l'uno non c'è, sicuramente. Non esiste uno Stato senza individuo, non esiste un individuo senza Stato, sicuramente. Con questo non vuol dire che vada d'accordo. Anzi, non ci vanno proprio. Possono trovare lunghi momenti di compromesso. Un matrimonio di interesse che può durare, sì. Ma da qualche parte scappa. Lo Stato scappa, perché a un certo punto la volizione dello Stato si afferma anche in forma autonoma, non soltanto dietro trasmissione di input da parte degli individui. Detto in un altro modo, la posizione dello Stato si afferma anche in deroga rispetto all'ordinamento. Non succederà tutti i minuti, ma può succedere. E l'individuo, adesso non diciamo che l'individuo disobbedisce le leggi, che è una banalità, è che l'individuo ha delle ragioni che non convergono con quelle dello Stato, che essenzialmente sono vettori universali che nascono dal particolare. L'individuo è particolare, sì, però è stato messo dentro lo Stato perché esso individuo possa perseguire il proprio utile. Questo è il punto decisivo dell'età moderna, cioè la politica svuotata di ogni altra determinazione se non garantire, ordinare, assicurare vita, libertà e proprietà. Benissimo. Ma il perseguimento dell'utile da parte del particolare è un vettore universale. È un vettore universale che si manifesta lentamente, per un bel po' di tempo questo perseguimento dell'utile si accontenta della dimensione statale, anzi la richiede il connubio fra il capitalismo e lo Stato. Lo Stato ha bisogno della ricchezza prodotta dal capitalismo,
capitalismo è inutile che ve lo dica, è una forma economica che si fonda sopra il perseguimento dell'interesse privato. Lo Stato ha bisogno di quelle ricchezze e quegli individui privati hanno bisogno che lo Stato li aiuti a crescere, gli faccia delle politiche protezionistiche, gli faccia delle leggi che rendono prevedibile l'agire politico e giustiziabile il loro interesse privato. Ne ha bisogno. Dopo che questo succede, e ha bisogno l'individuo anche di essere supportato dallo Stato quando travalica i confini dello Stato come privato e dilaga nel mondo alla ricerca dell'utile. Le compagnie, che sono un fenomeno fondamentale dell'età moderna, le compagnie sono compagnie ibride, sono private ma hanno funzioni parapubbliche, spesso nel capitale di quella compagnia in forma mascherata c'è il capitale del re, come privato, certo, non come Stato, e tuttavia vi è un riconoscimento reciproco fra l'agire oltremare di una compagnia e la forma sovrana in madre patria, fin tanto che uno dei due non prevale. In una prima fase prevale lo Stato, ma la compagnia delle Indie a un certo punto viene sciolta e l'Inghilterra, quella che noi chiamiamo Inghilterra, diventa la diretta titolare del dominio sull'India, non lo lascia più in mano a quell'ibrido che era la compagnia delle Indie. Ma in realtà, al tempo stesso, la potenza dell'interesse privato copre con una ragnatela tutto il mondo e diventa capace di sfidare lo Stato. Non solo, ma al tempo stesso cambia la legittimità dell'agire politico. La legittimità dell'agire politico, da una certa fase in poi, la possiamo mettere con la Prima Guerra Mondiale, la possiamo mettere col patto Briand-Kellogg, la possiamo mettere con la istituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la possiamo mettere con la trasformazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in entità che non si accontenta più di garantire la sovranità, di permanere integro della sovranità degli Stati, ma passa da se stesso il compito e la responsabilità di proteggere i singoli individui nei diversi Stati di questo mondo, anche contro il potere sovrano di quegli Stati. Ma insomma, possiamo mettere la verità, vi è un momento in cui la legittimità della politica cambia e esce dalla dimensione dello Stato e entra nella dimensione dell'universale particolare, del particolare universale, cioè dell'individuo. E l'universo mondo non è altro che uno spazio dove i confini sono sempre meno legittimi e sempre più è legittimo il diritto naturale del singolo a vedere rispettato vita, libertà, proprietà, o quello che volete voi, dignità, anche contro lo Stato. E vedete al tempo stesso la morale, non solo il diritto, ma la morale, marciare insieme e affermare la immoralità di tutto ciò che è limitazione. E vedete il diritto tanto nella forma privata quanto nella forma del diritto civile, quanto nella forma del diritto penale, diventare qualcosa che cerca di non avere più come fondamento lo Stato, ma pensa di proporsi come una sorta di autopoiesi. E allora vedete, da una parte, e non sto parlando delle teorie dell'ordinamento, delle istituzioni, no, sto parlando della ex mercatoria. Nella versione del diritto privato, no, cioè l'universo è una ragnatela di pattuizione fra privati e nella forma del diritto penale, no, il tribunale penale internazionale che
dipinto in bianco, porta lo Stato in tribunale. Cioè, cessa di considerare lo Stato come entità sovrana non giudicabile e lo considera come il prodotto di azioni di singoli che, come tutti i singoli di questo mondo, da qualche parte hanno un tribunale che si può occupare di loro. Prima lo Stato veniva giudicato nel tribunale della storia, oggi viene giudicato da un tribunale penale internazionale. Naturalmente niente, perché tutto ciò è il trionfo dell'universale, ma di un universale molto orientato. Di un universale che ha un punto di origine e una prospettiva assolutamente particolare. Nel senso che noi vediamo portare, per carità, davanti al Tribunale Penale Internazionale criminali di guerra di secondo rango come quelli del Poniano, della Bosnia, e non vediamo portati davanti a nessun tribunale, diciamo così, pesci un po' più grossi, anche perché il Tribunale Penale Internazionale non ha una giurisdizione necessaria, ma è, come dire, su base volontaria, e i pesci grossi non vi hanno aderito. Però è un bel lettore universale, cioè, il diritto nelle varie forme e la morale messe insieme delegittimano lo Stato. Lo Stato non è più l'ultima istanza, che vuol dire che il diritto non ha più, eccoci, una dimensione spaziale. O se ce l'ha, ce l'ha in via accidentale, non sostanziale. Non ha più una dimensione spaziale. Anche quell'ultima differenziazione banale fra interno ed esterno è caduta. Non ci sono più nemici. Ci sono soltanto amici che sbagliano, cioè criminali. Naturalmente è una narrazione, questo è il punto, è una narrazione. Temo di dover dire una narrazione interessata, una narrazione orientata, temo di dover dire una narrazione anglosassone, marittima, come volete dire, che ha la propria ragione d'essere in alcune, come dire, istanze geopolitiche che hanno molto a che vedere con la libertà dei mari e la libertà del commercio, e che ha la propria ragione d'essere oggi nel fatto che questo tipo di narrazione è, questo è il punto, questo tipo di narrazione è la musica d'accompagnamento. Poi vediamo, il tema è se questa musica d'accompagnamento è necessaria. Ma insomma, è al momento la musica d'accompagnamento di una marcia trionfale, di una forma specifica di produzione, che per convenzione chiamiamo neoliberismo, la cui autolegittimazione, non ve la sto, io non voglio tediarvi con la spiegazione di qual è il pensiero economico del neoliberismo. Con una battuta, è il neoliberismo, in realtà è il neomarginalismo, ed è l'ultima e più potente risposta alla teoria marxiana del valore, alla quale teoria marxiana del valore, che vede il valore come prodotto di un'energia che della merce si ossifica. Questa energia si chiama lavoro libero, ha questa teoria, ma fino agli ultimi anni dell'Ottocento il pensiero economico borghese risponde col marginalismo.
teoria secondo la quale il valore non è determinato dal lavoro che in esso è ossificato, ma dalla preferenza del consumatore marginale. E dunque, in ultima istanza, dalla concorrenza libera e dalla libera scelta dell'individuo razionale, che sceglie fra merci liberamente offerte da soggetti liberamente concorrenti fra di loro. All'ennesima potenza, mescolato con l'organicismo statalistico tedesco che dà origine all'ordoliberalismo e all'euro, tutto ciò ha a che vedere con la teoria dello Stato o come Stato che deve dissolversi, perché è un comando ormai delegittimato e improprio rispetto alla libera energia e al circolare della libera energia individuale, al circolare libero e universale dell'energia individuale. Oppure ha a che fare con la teoria dello Stato, molto più tradizionale, che vede lo Stato come capace di, come indispensabile, come capace di porre un ordinamento, fiero difensore di alcune regole fondamentali che sono la Costituzione in senso politico, ma al tempo stesso la Costituzione in senso economico, ma l'obiettivo ultimo di questa posizione di potere è quella di consentire la libera concorrenza economica sulla base del principio che è l'origine di tutte le origini, che l'economia può essere in equilibrio. Contro la teoria marxiana, secondo la quale l'economia capitalistica non può mai essere in equilibrio, perché contiene squilibri strutturali, qui si dice può essere in equilibrio. I neoliberisti, può essere in equilibrio, basta eliminare partiti di sinistra e sindacalisti e praticamente tutto lo Stato. Secondo gli ordoliberisti, no, ci vuole la presenza pesante dello Stato, però con l'obiettivo di eliminare il non conforme, che è il non conforme di pensiero, cioè il pensiero che vede squilibrio laddove c'è equilibrio, e il non conforme come pratica, cioè il pensiero che diventa pratica facendo scioperi o tentativi di rivoluzione. Bene, in questo secondo caso voi avete una forte sopravvivenza dell'idea di Stato e di sovranità. E infatti andate a spiegare poi voi ai tedeschi a Karlsruhe che non esiste la sovranità dello Stato tedesco e che è ora di finirla con il sovranismo e che bisogna dissolversi nel mare medium dell'universale fair care. Bisogna andare a spiegare, io non ci vado. Però questo Stato è sovrano, ma non è sovrano perché è uno Stato al servizio. È sovranamente al servizio della propria economia, la propria, che oltretutto viene interpretata per lunghe fasi come un'economia capitalistica, concorrenziale, a forte componente neomercantilistica, cioè che si fonda, come normale che sia in questo contesto, non sulla domanda interna, ma sulla esportazione.